Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento, su questo nuovo episodio della serie di WWE 2K19. Nell'episodio precedente avevamo fatto una delle cose impossibili, cioè abbiamo battuto Sheamus, Cesaro e Samoa Joe in un match 3 contro 1. Adesso Kurt Angle ci ha appena informato che noi dobbiamo andare a combattere contro Samoa Joe, Elias, The Miz, Bray Wyatt e un altro partecipante, quindi saremo in 6 nell'Elimination Chamber, che si terrà ovviamente la settimana successiva a quella che stiamo giocando attualmente, e ci sarà Braun Strowman, ovviamente sì, ci sarà in palio ovviamente la cintura di Braun Strowman. Questo cosa significa? Che noi abbiamo la possibilità ovviamente di diventare campione della WWE, campione universale della WWE. In questo caso, questa settimana ci stiamo facendo il match 3 contro 3, ovvero tutti i partecipanti siamo divisi in squadre ovviamente, e sperando che si possa vincere. In questo caso, come sarà strutturato questo match? Intanto in questo episodio sicuramente vedremo solo questo match, non so perché il mio personaggio è sceso automaticamente, ma comunque vabbè. Abbiamo solo degli obiettivi da fare, quindi porteremo a casa questi obiettivi e basta. Questo episodio credo che si finirà direttamente qui. Come obiettivo principale abbiamo quello di portare la salute di The Miz sul giallo all'interno del ring. Questo significa The Miz attualmente è dentro al ring, quindi Elias dovrebbe darmi il cambio. Appena mi darà il cambio, ovviamente si spera che io riesca a portare a casa questo obiettivo. Ovviamente mi sono accorto che la difficoltà sta cambiando. Dammi il cambio per favore. Me lo dai il cambio? Non me lo dai il cambio. Quindi vi dicevo che la difficoltà sta cambiando. L'ha data a Samoa Joe. Ok. Me lo dai il cambio, Samoa? Joe, me lo dai il cambio? Joe, me lo dai il cambio? Perfetto, bravissimo. Ok. Ci siamo quasi, anzi, me l'hanno fatto quasi gli altri, anzi. Non abbiamo chissà quante cose da fare, ovviamente. Dovremmo fargli solo una mossa, non... sperando che se la faccia fare. Quindi, ci siamo quasi. E forse con questo ci riusciamo. Perfetto. Allora, vediamo cosa succede. Vabbè, i nostri compagni vogliono il cambio. Sta entrando di nuovo. Wow, si sono colpiti a vicenda tutte e tre. Braun ovviamente lo conosciamo anche negli episodi di Raw, quando succedono queste cose. Perché se l'è presa con me? Infatti. Infatti, quando succedono queste cose, Braun non... Ah, se ne prende con tutti! The Miz non è uscito indenne, ovviamente. Sì, Elias... non credo che tu riesca a poter fare qualcosa, infatti. Ok, allora ragazzi, credevo che questo sarebbe stato un match vero e proprio. Non è stato così. E allora io credo che se adesso mi facesse fare il match a Elimination Chamber, credo che lo vedremo direttamente in un unico episodio. Vediamo adesso cosa mi farà fare. La settimana successiva ancora. Questa dovremmo essere ormai a Elimination Chamber, quindi al pay per view domenicale. Vediamo, cioè dove c'è appunto il match dei sei uomini. Be careful what you wish for. It's a saying everyone has heard a thousand times, except apparently. Attenzione a quello che desidero, un modo di dire che conoscono tutti, a parte te, Buzz, perché te la sei andata a cercare. Hai detto che avresti superato qualsiasi ostacolo per vincere il titolo. Beh, ecco il tuo ostacolo, Braun Strowman.
in aggiunta le altre 4 superstar che non vedono l'ora di farti a pezzi in un match Elimination Chamber. Mi fai dubitare della tua salute mentale, perché solo uno squilibrato sceglierebbe volontariamente di soffrire tanto. Solo un pazzo vorrebbe trovarsi tra 50 anni in una casa di riposo e non riuscire ad abbracciare i propri nipoti a causa delle ferite subite anni e anni prima ad opere di queste mani. Allora, complimenti Triple H perché pensi parecchio, ma gli agenti che vedi qui stasera non sono stati assunti per proteggere Braun Strowman da un tale squilibrato. No, Buzz, sono qui per proteggere te. Paroloni. Sono qui anche per proteggere il mio investimento, perché voglio che il titolo paghi per vedere che lo Universe, che lo pubblico, paghi per vedere questo porre fine alla tua breve carriera all'interno della Match Elimination Chamber. E infine si trovano qui per proteggere i tuoi desideri, per quanto folli siano. Ok, Braun Strowman prende il controllo. Non mi definirei un uomo generoso, Buzz, ma sappi che a Elimination Chamber farò avverare tutti i tuoi desideri. Mi darai il titolo, quindi? Purtroppo per te sarà un po' diverso da quello che fa John Cena alle associazioni di beneficenza. Sarà molto, molto peggio. Ok. What was that? È arrivato un casco. Oh, il mio personaggio era uno delle guardie. Però ovviamente. Perché lui è atterrato? Allora, lui mi ha fatto una spear ed è rimasto a terra. Perché? Cosa c'era? Avevo una sorta di corazza? Wow! Indossavo una specie di lastra di metallo. Ok, ragazzi. Allora, io credo che per questo episodio può essere anche tutto. Se c'è il match adesso Elimination Chamber, lo vediamo direttamente in un altro episodio davvero stavolta. A volte anche il nostro personaggio quindi fa alcune cose che fa girare la sorte a suo vantaggio. Adesso vediamo, no, un'altra cosa. Così, chi è? Triple H. Credi di essere tanto furbo con quel travestimento? Beh, vediamo se ti trovi in modo di sopravvivere a questa prova e vincere il titolo. E i primi due a salire, eccolo. E i primi due a salire sarete tu e Braun Strowman, ovviamente. The path to the Universal title at Elimination Chamber just became even more difficult for Buzz. Ok, quindi ci ha appena detto che i primi due saremo noi e Braun Strowman. Ok, adesso credo che ci possa essere direttamente il match. Vediamo dove mi porta. No, ok, mi ha portato nello spogliatoio. Ok, ragazzi, credo che per questo episodio può anche essere tutto. L'episodio può terminare qui. Ci vediamo al prossimo. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare e di condividere il video se volete. Grazie per la visione e alla prossima.